vi racconto la mia storia, da quando sono nato alla vecchiaia d'oggi. Vaffanculo, vaffanculo. Leon Life, Leon Life, la vera storia di Leone di Lernia. Una sorda, 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 e a loro pure voi, vaffanculo sorda. Durante tutta la tua vita c'è qualche episodio che ti ha scioccato, un ricordo, una persona che ti ha aiutato in un certo modo? Pensi. Un avvenimento, che ne so, eri in casa e ti è apparso un fantasma, tu pensi, tu pensi, la cosa bella, sai che cos'è? Che nella mia vita, purtroppo, nella mia vita, mi sono fatto un culo io, da solo, ho dovuto dimostrare che tu potrai mangiare se c'hai il mio dito in culo, se non hai il mio dito in culo tu non mangi. E io sono rimasto scioccato di questa cosa qua, che nessuno, discograficamente, impresariamente, Gesù Cristo, niente, mi hanno tutti truffato. E sono felice perché truffando Leone di Lernia è la cosa più bella d'Italia, hai capito? Dico, guarda, però no, non ho truffato te, sei tu che mi hai truffato a me, capito? Quindi nessuno mi ha... Tutti i discografici che hai trovato, già dall'inizio che mi hai raccontato che... No, l'unica casa discografica garbata bene era la Carosello. La Carosello è una cosa meravigliosa. La Carosello è stata... Sì, 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 una persona di gente che non hanno bisogno... Onesta. Onesta, onesta. Gli altri sono tutti fatti a modo loro, capisci? E credono alle chiacchiere, purtroppo, te l'ho detto, non mi ha aiutato nessuno e questo fa schifo, perché se io avessi avuto tre o quattro che mi aiutavano appena appena, nessuno. Vabbè, ma già non ce l'hanno. No, io sono felice perché mi hanno capito i giornalisti, mi hanno capito i programmatori, mi hanno capito tutti, hai capito? Tutti, tutti. Però sì, sono stato sempre con le mie forze. E ti dicevo che un avvenimento proprio che mi ha scioccato nella vita. Sì, la cosa che mi ha scioccato. C'è qualcosa che dici... Tu lo sai che io purtroppo, ma sono un uomo schifoso, sono un uomo bastardo, non credo niente, non credo. La magia, è quello lì che fa così, è quell'altro che non credo niente, non esiste niente. Non hai mai creduto tu in Dio, mai nella no, tua vita? No, zero. Io, sai, Dio magari l'hanno messo in questa maniera, dicono che esisto Dio, esisto questo. Per me gli altri possono credere quelle che vogliono, ma io non ho creduto in me, niente. Dopo di me, il mondo non esiste più. Non c'è più niente dopo di me, non esiste, te lo dico io. Tutti quelli che rimangono, non me ne frega un cazzo. E io non ci sono più, non c'è Dio, non c'è la Madonna, non c'è San Pasquale, non c'è San Nicola, non c'è Cuda, non c'è Stecudato, non esiste. Basta, come dicono quelli che i capi cazzo si spaccano tutto e poi si rimettono insieme e vanno nel paradiso. Ma chi, purtroppo, che così ho detto prima, la gente non capisce. Quindi sei d'accordo col fatto che la religione è la droga dei popoli, ovvero se tutti quanti fossero convinti e quando crepano non c'è più niente, immaginati che bordello c'è. Lo so, meno male che quelli credono che vanno in paradiso, ma lo so, ma io non dico, loro possono pensare che vanno in paradiso, che vanno nel Paraguay, non so, in Palermitano, ma ognuno può pensare quello che vuole, io no, io credo in Leone di Lernia, non esiste l'amicizia. Dai, Leone, ti voglio bene, Viale. Dai. Non esiste l'amicizia. È un'amicizia finta. Ma no. Non esiste. La moglie e il marito non esistono. Ma neanche l'amicizia, non hai mai avuto un amico? Sì, cazzo. sì. Sembra per fregarti gli occhi. Tu credi, Viviano. Tu sei un bravo ragazzo, io ti conosco da tanto tempo, mi piace come sei e tutto. Però l'amicizia è un'altra cosa. L'amicizia è quella che ti frega tutto. Lo so, tu dirai no, allora sei... Vabbè. Io ho tantissimi amici, ma penso di averne su una mano. Quattro. Quelli 5. Che ne, lo vedi, cioè lo vedi anch'io, sarò buono, quello che vuoi, quello che è. Anche per fare sto lavoro da tanti Beh, anni, logico. La bellezza è un po' schiamante, devi avere un occhio un po' lungo, eccetera. E gli amici, quei tanti amici, eccetera, lo vedi in tante situazioni che cercano, vogliono farlo, eccetera.
Ma quando c'è quel vero momento in cui tu hai bisogno di un amico, che ti succede una cosa brutta, che ti aiutano quando non te l'aspetti, che ti danno delle cose quando non te l'aspetti, eccetera, io penso, sono giovane, Sì, sono tutti artificiali. Artificiale, però è bello a vivere in queste artificielerie, come devo dire, che bello, magari quello ti aiuti così, ti aiuti così, però io ti dico. Quindi che... non esiste né lavoro, né l'amicizia, no, né un Dio, non esiste un cazzo, no. Questi valori qua per te non ci non sono. Non esiste, perché l'amore è come l'aragosta, te l'ho detto, la mangia e la butta nel cesso, però voglio dirti, non esistono i momenti, capisci, i momenti belli, i momenti che tu godi, diciamo, stare così questo periodo, ma poi non esiste. Ogni cosa va a finire, ogni cosa, proprio non c'è una duratura, anche come cazzo, non è che il cazzo dura sempre, anche il cazzo si ammoscia. Dici, le amicizie vanno bene. Ma vale. Non esiste, c'è l'interesse, sempre l'interesse, sempre morta tua e vita mia. Morta tua e vita mia, non esiste. E il personaggio che ha interpretato più, che ti sta più a cuore, secondo te? Leone di Lerner. Zizzania, Cristi, Madonna. Sì, no, il personaggio che mi sta più a cuore è questa cosa qua che ti sto dicendo, che racconto veramente alle persone le cose vere, che giustamente non ti crederanno mai. Tu non sarai mai creduto. Un fatto mio, un discorso mio, le parole mie, non verranno mai, non mai creduti, perché tu dici ho andato, e per il fatto che tu dici ho andato, non ti credono, perché tu dici, ti dicono che sei sgrammaticato, che non conosci i vermi, i topi, i serpenti. E la battuta fenomenale che vorresti mettere nel libro? Auz, adabadai, che bella giornata abbiamo passato oggi, e spero che se ci sarà qualcuno che leggerà questo libro si renderà conto che il mondo è di merda. Quindi la visione pessimista. Pessimista, ma non è perché io, guarda, sono ottimista nelle mie cose, poi li indovino tutto. Non è che io allora. No, tipo lo Stradale. Allora, la mia rovina, sai qual è? Il mio successo. E quando io vingo sulle cose brutte. Allora, siccome io sulle cose brutte non voglio vincere, se io ti dico, tu mi vieni a dire, Viale mi dice, Leone, vedrai che io andrò sulla luna, verrò giù, farò questo e farò quest'altro. Io dico, Viale, vaffanculo, tu non lo farai mai. Quando domani tu vieni, l'hai fatto, ah, dico, vinto. Allora. No, dico a te, ho vinto io, non tu. Perché dico, cazzo, ho sbagliato su quello che ho detto io. Ho vinto. Perché io vinco su tutte le cose che sbaglio. Dico, cazzo, non ci credevo, non ci pensavo nemmeno, è successo così. Ho vinto. Quindi è un modo un po' scaramantico di dire, no, quando succede sì. Allora, sì, sì. Allora io voglio vedere i fatti. Non ci si prova. Se non vedo i fatti, e siccome i fatti fino adesso li ho visto io.